Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Il video di oggi è dedicato alla pizza che viene preparata nella famosissima pizzeria Da Michele a Napoli. Quella pizzeria è certamente tra le più famose di tutto il mondo e conosciutissima è la pizza che lì viene preparata. Io ho avuto il piacere di andare in quella pizzeria circa 8 anni fa in occasione del mio 50° compleanno e ricordo di aver fatto un'esperienza fantastica di degustazione delle loro pizze. Ne ho un ricordo ottimo di quelle pizze e d'altra parte ho anche avuto l'onore, proprio perché era il mio compleanno, di essere fatta accomodare, come si dice, a bocca del forno per vedere un po' tutte le fasi della preparazione della loro pizza, dalla stesura dei panetti al condimento e infine all'infornata e alla gestione della pizza all'interno del loro forno a legna. Di quella visita io serbo anche un bellissimo regalo che mi è stato fatto attraverso l'iniziativa dei miei amici napoletani ai quali io mi accompagnavo. Visto che si trattava del mio compleanno, loro hanno organizzato in maniera tale da farmi avere questa maglietta, che è la maglietta originale di uno dei pizzaioli della pizzeria Da Michele. Si tratta di magliette che non sono in vendita, non è merchandising e quindi io la conservo con grande affetto. Venendo a noi, dobbiamo dirci che nessuno conosce esattamente le dosi in uso presso l'antica pizzeria Da Michele a Napoli per fare la loro pizza. Noi possiamo semplicemente considerare che vengono utilizzati farina Caputo Pizzeria, acqua, lievito di birra fresco e infine sale. Però per quanto riguarda le dosi dobbiamo un po' sforzare la fantasia. Nel caso mio, in particolar modo, ho frugato in lungo e in largo in internet alla ricerca dei veri dosaggi, ma un po' la risposta più precisa l'ho trovata in un particolare paio di video disponibili su YouTube in cui si vedono i pizzaioli della pizzeria che preparano per intero l'impasto che verrà utilizzato in quella pizzeria. Ad esempio ho visto che hanno utilizzato 5 sacchi da 25 kg di farina per un totale di 125 kg. Poi sono stati rovesciati all'interno dell'impastatrice ben 5 secchi e mezzo di acqua e ogni secchio, ci dice il pizzaiolo, contiene circa 15 litri per un totale quindi approssimativo di circa 80, 82, 83 litri d'acqua. Se noi facciamo un rapporto tra questi due dati scopriamo che grosso modo utilizzano un 65% di idratazione. Poi per quanto riguarda ad esempio il lievito di birra e anche il sale, lui sa più o meno quanto ne deve mettere, ma non ha idea esattamente di quanto peso si tratti, anche perché lui non utilizza alcun tipo di peso. Vediamo benissimo, e ce lo dice il pizzaiolo, che viene utilizzato pochissimo lievito di birra e abbiamo visto che si tratta di lievito di birra fresco. La procedura che viene raccontata talvolta in altri video, ugualmente abbastanza datati, da uno dei titolari della pizzeria Da Michele, cioè che non viene utilizzato il lievito di birra fresco, ma piuttosto la pasta di riporto, quindi avanzi di impasto del giorno prima, io credo che sia un po' un aspetto folcloristico e comunque residuale, perché nella preparazione del video non si vede traccia di pasta di riporto e invece si vede perfettamente, e lo dice il pizzaiolo stesso, che stanno utilizzando lievito di birra fresco. Poi era il sistema degli antichi con la pasta madre, vale a dire il quantitativo di pasta del giorno precedente. Per quanto riguarda la procedura di impastamento possiamo notare alcune curiosità. Innanzitutto il pizzaiolo utilizza un'impastatrice a forcella, dopodiché inserisce per prima l'acqua, subito dopo mette il sale e anche il lievito di birra e fa girare un po' l'impastatrice per alcuni minuti per evidentemente fare sciogliere per bene sia il lievito che il sale. Successivamente aggiunge i sacchi di farina. E la fase di impastamento dura finché il pizzaiolo non nota che è arrivato il cosiddetto punto di pasta, cioè quel momento in cui l'impasto diventa abbastanza lucido, ha una sua elasticità e non è più appiccicoso. Il tempo di lievitazione dell'impasto e anche dei panetti varia tra le 24 e le 30 ore. Questo lo possiamo dedurre sempre dalle dichiarazioni del pizzaiolo, che dice che preparano l'impasto di mattina presto, quando vengono portati tutti gli ingredienti lì, compreso il famoso fior di latte dei Monti Lattari, e poi
viene lasciato riposare certamente fino all'indomani, quando verrà utilizzato a partire dall'ora di pranzo, quando loro iniziano a sfornare le prime pizze. Trascorse le prime 24 ore di lievitazione, infatti, viene effettuato lo staglio e il pizzaiolo ci dice che poi questi panetti verranno lasciati lievitare ulteriormente per circa 5-6 ore. Consideriamo che all'interno della pizzeria si dice che ci siano quasi sempre una ventina di gradi. L'incordatura è morbida sia quando viene fatto l'impasto sia successivamente quando vengono preparati i singoli panetti. E veniamo quindi a noi, al test che faremo insieme. Noi adesso prepareremo l'impasto con le informazioni che siamo riusciti a raccogliere e, senza perderci d'animo, ci mettiamo subito a preparare gli ingredienti e poi andiamo nella mia impastatrice Athena per preparare il nostro impasto. Seguitemi. Bene, partiamo subito inserendo l'acqua all'interno della vasca della mia impastatrice a spirale Athena. Ne lasciamo solo un goccetto per la fine. Nella pizzeria da Michele infatti mettono insieme acqua, lievito e sale, come sto facendo io, partendo proprio dall'acqua. Normalmente nella spirale io invece partirei dalla farina. Iniziamo facendo girare un po' insieme acqua, lievito e sale. Dopo un po' inseriamo tutta la farina. E come potete vedere dal programma che ho impostato per la mia Athena, l'intero processo si svolge intorno ai 90 giri e tutto in 10 minuti. Il video naturalmente è accorciato, qui avete visto il primo inserimento dell'acqua residua, però complessivamente, dicevo, nonostante sia accorciato, durerà 10 minuti. Adesso ho completato con l'inserimento dell'acqua e ci avviamo alla conclusione. Vedete che si è formata la giusta incordatura e una delle raccomandazioni è quella di non esagerare. Controlliamo la temperatura in uscita, 23 gradi e poco più. Ci spostiamo adesso sulla cucina per fare la chiusura finale dell'impasto. Anche qui facciamo una cosa molto semplice, le classiche pieghe di chiusura e una pilatura finale, ma comunque tutto in maniera molto leggera perché non ci serve esagerare con la forza dell'impasto. Sistemiamo all'interno del contenitore e mettiamo a riposare secondo il piano di lavoro. Facciamo adesso i panielli. Sono da circa 280 grammi ciascuno, più un piccolo avanzo che utilizzerò per una mini pizza. Anche qui la chiusura non deve essere troppo forte. Una volta che i panetti sono pronti, li sistemiamo all'interno dei loro contenitori e facciamo continuare la lievitazione. Arriviamo adesso alla prima stesura. Osservate bene la tecnica di stesura. Preferisco allungare un po' il video in questa parte perché è fondamentale da imparare, perché così fanno nella pizzeria da Michele, ovvero sia non buttano l'aria verso i bordi, ma schiacciano proprio dall'esterno verso l'interno, così come state vedendo, e l'aria la buttano fuori dai bordi. A noi non occorre infatti che i bordi crescano. La pizzeria da Michele prepara pizze praticamente senza bordo. Iniziamo adesso con gli ingredienti, restando un po' alla larga dal bordo. Questa è una marinara, quindi passata di pomodoro, aglio abbondante e origano. Poi un filo d'olio che, come fanno da Michele, è olio di semi. Adesso tiriamo la pizza sulla pala con la tecnica che usano in quella pizzeria e allarghiamo fino a sbordare,
Considerate che la pala è da 34 cm e noi sbordiamo di circa un paio di centimetri da ogni lato, tanto poi in cottura un po' si riprende. E inforniamo nel mitico M5, avrete visto i bordi che sporgono dalla pala. La cottura è di circa un minuto con una girata dopo più o meno 35 secondi. Eccoci qui, facciamo la girata direttamente all'interno del forno, aiutandoci con un palino d'essenza e poi lasciamo completare fino a circa un minuto e cinque più o meno. La pizza è pronta, guardatela e poi ve la mostrerò più da vicino. In perfetto stile micheliano, bordi bassissimi e spazio per la maculatura. Il fondo è ben cotto. Possiamo passare alla seconda pizza, che è la seconda tipologia che si fa da Michele, quindi la pizza margherita. Anche in questo caso osservate che schiaccio fino al bordo, portiamo proprio l'aria fuori, schiacciamo le bolle in eccesso e partiamo anche dall'esterno verso l'interno. Completiamo con un po' di tecnica dello schiaffo e un po' di tecnica dei pugni. Anche qui ci teniamo alla larga con i condimenti dal bordo, lasciamo circa 2,5 cm. Essendo una margherita abbondante basilico, come fanno nella pizzeria da Michele, formaggio grattugiato, olio di semi che loro utilizzano per non disturbare il sapore, e poi fior di latte tagliato esattamente come lo tagliano da Michele. Portiamo la pizza sulla pala, allarghiamo alla grande e andiamo di nuovo dentro l'N5, che vi ricordo essere largo 50 cm. Un forno adattissimo per questo tipo di preparazioni. Il video naturalmente, come leggete, è accelerato, comunque anche in questo caso la cottura è stata di un minuto o pochissimo di più. A metà cottura facciamo la girata, richiudiamo e completiamo la cottura. Ci siamo, possiamo togliere la nostra pizza, anche qui ve la mostro prima, poi andiamo sulla tavola per completare col basilico e un altro filo d'olio ed eccola qui. Anche questa, bordi bassi, ampi, ben cotta sotto e maculata sopra. Passiamo adesso alla terza pizza, che è ugualmente una margherita. Facciamo scendere il panetto dal contenitore, mi aiuto prima della stesura allargandolo leggermente e poi stesura come abbiamo visto nei precedenti esempi. Tutta l'aria fuori e si parte dall'esterno verso l'interno. Un po' di tecnica dello schiaffo. E infine i pugni. Passiamo adesso ai condimenti. Passata di pomodoro, sempre lontani dal bordo. Formaggio grattugiato, basilico abbondante, olio di semi e fior di latte tagliato a julienne. Così alterniamo pezzi lunghi, pezzi corti, piccoli e grandi. Tiriamo adesso la pizza sulla pala. Allarghiamola in maniera veramente abbondante fino a circa 37 cm e andiamo nel mitico N5 di F. Ovens prodotto dai figli. Temperatura impostata è 500 gradi, la cottura anche in questo caso è di un minuto o poco più e a metà faremo la girata. Chiudiamo la pizza e completiamo
la cottura. La pizza è pronta, ve la mostro adesso più da vicino. Bellissime pizze in stile micheliano. Abbiamo anche scoperto un po' la loro ricetta. Non mi resta che ringraziarvi di essere stati qui a vedere questo video e vi do appuntamento al prossimo, sempre in questo canale.